È stata la serata indiscussa di Tammy Abraham, la serata in cui la Roma di José Mourinho ha riabbracciato, ha ritrovato la vena realizzativa dell'ex attaccante dei Blues, dell'ex attaccante della Chelsea. Un gol che mancava addirittura dallo scorso 12 settembre, dal sigillo siglato in quella della Castellani contro l'Empoli di Paolo Zanetti su assist di Paolo Dybala. Un gol che finalmente fa ritrovare il sigillo perduto a Tammy Abraham lo scorso anno, 52 presenze, 27 reti. Di queste 27 reti, 9 segnate in Europa Conference League per regalare questo successo in terra europea che mancava da tantissimo tempo alla piazza giallorossa. Un gol che sicuramente dà fiducia per le prossime gare, per l'immediato futuro a Tammy Abraham. Una serata in quel della Bolt Arena in cui è successo davvero di tutto e di più. Una partita infinita, una partita che ha regalato gol, emozioni, tanto spettacolo, due gol annullati, ma partiamo dal finale in quella della Bolt Arena di Helsinki, perché dal 3-0 dello Stadio Olimpico con il gol a sbloccare il match all'inizio di ripresa di Paolo Dybala all'immediato raddoppio di Lorenzo Pellegrini al tris di Andrea Belotti, del Gallo Belotti, per il primo gol in maglia giallorossa per l'ex attaccante Granata. Ragazzi, dopo la vittoria in scioltezza lo scorso 15 settembre, è tutta un'altra musica in quel di Helsinki, in un campo pesante, in un campo in cui la formazione finlandese ci ha messo il cuore oltre l'ostacolo per sognare ancora una possibile qualificazione in Europa Conference League. Non cambia assolutamente nulla invece per quanto riguarda la formazione giallorossa, che dovrà vincere negli ultimi 90 minuti nella sfida da dentro o fuori per quanto riguarda l'Europa League contro i bulgari del Ludogorets, dopo la sconfitta clamorosa patita alla prima giornata in quel di Razgrad, una delle prove più opache, una delle prove più brutte in questa stagione per quanto riguarda la Roma di José Mourinho. Ragazzi, ultimi 90 minuti. Nella giornata odierna è arrivato il successo in quel di Razgrad per quanto riguarda il Real Betis, grazie al gol dell'ex Leone Fekir, primo posto che è stato confermato per quanto riguarda la formazione iberica, che quindi ha trionfato in questo gruppo C di Europa League. Per quanto riguarda il secondo posto, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti, la sfida da dentro o fuori per quanto riguarda Roma o Ludogorets. Ragazzi, intanto però concentriamoci nella serata della Bolt Arena, perché dal colpo di testa salvato quasi sulla linea da Rui Patricio da parte di Hoskonen, eroe in negativo nel corso del secondo tempo, traversa per quanto riguarda la formazione giallorossa colpita da Brian Cristante, grande protagonista in quel della Bolt Arena, in quel di Helsinki all'interno dei 90 minuti, perché è proprio un colpo di testa di Brian Cristante al minuto numero 29 a sbloccare il match. Gol che però verrà annullato dal signor Thiago Martins per una posizione di offside da parte di Volpato davanti al portiere Hazard. Quindi gol annullato, grande chance per Abraham con la grande risposta da parte di un attento Hazard. Roma che passa su un calcio piazzato al minuto numero 41, calcio piazzato battuto dal capitano Lorenzo Pellegrini per il colpo di testa vincente firmato Tammy Abraham, che all'inizio ripresa ha una grande chance con il destro a giro. E poi partiamo invece con quello che succede in pochissimi minuti, perché pareggia l'ex Chievo Verona e Temai su una bella palla lavorata da Abubakani, palla in mezzo e c'è una leggera deviazione che spiazza Rui Patricio per il gol del momentaneo 1-1 per quanto riguarda l'HJK Helsinki. Ma un'azione sulla sinistra
che era iniziata con un tiro cross da parte di Stefan El Shaarawy proprio nel giorno del suo 30° compleanno, trova la deviazione da parte di Hoskonen che anticipa lo stesso Tammy Abraham ed infila Hazard per il gol del nuovo vantaggio giallorosso. Ma attenzione a quello che succede negli ultimi minuti, perché è un vero e proprio assedio per quanto riguarda l'HJK Helsinki, che va a più riprese vicina al gol del possibile 2-2 del nuovo pareggio. Per quanto riguarda la formazione finlandese, arriviamo al minuto numero 80, quando una conclusione da fuori area, stiamo parlando 30, 35, 40 metri, una conclusione, una bomba da fuori da parte di Brownie che si insacca in rete, gol annullato per un leggero tocco all'interno dell'area di rigore tra Abubakani e Cristante. Ecco, su questo episodio rimangono tantissimi dubbi, perché annullare una prodezza del genere per un tocco leggero all'interno dell'area di rigore, ecco, mi rimangono alcuni dubbi. Ma quello che è importante intanto comunque da sottolineare è che la Roma ritrova il successo in terra europea dopo la vittoria all'andata lo scorso 15 settembre, il tris giallorosso con la magia di Paulo Dybala, il gol di capitano Lorenzo Pellegrini, il primo gol con la maglia giallorossa di Andrea Belotti. Ecco, vittoria all'andata, vittoria al ritorno e adesso il discorso qualificazione che passerà negli ultimi 90 minuti con la sfida tra dentro o fuori all'Olimpico tra Roma e Ludogorets. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.